il progetto di Dio sussiste per sempre. Allora, cosa ci vuole dire il Signore? Ce lo ricordava anche in questi passi. Il Signore ristabilisce, costruisce, il Signore opera ogni cosa nella misura in cui noi entriamo nel suo progetto, nel suo pensiero. Ci dice il beato apostolo Paolo: non conformatevi alla mentalità del mondo, di questo secolo, di questo mondo, ma ci invita a trasformare le nostre vite. La parola di Dio ci invita a trasformare le nostre vite secondo il pensiero di Dio. E qual è il pensiero di Dio? Vedete, c'è un pensiero che Dio non disdegna di rivelare a ciascuno di noi. Quando noi ci mettiamo in ascolto, in preghiera, il Signore ci parla. Il Signore ci dice qual è la sua volontà. Gesù ci dice che quando noi preghiamo dobbiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Perché? Perché nella preghiera noi iniziamo a comprendere qual è la volontà di Dio. Quando iniziamo a comprendere la volontà di Dio? Quando siamo in preghiera. Poco fa nella lode, noi senz'altro abbiamo ricevuto dei messaggi di qual è la volontà di Dio, di quel Dio grande, di quel Dio che ci vuole felici, di quel Dio che ci ama, di quel Dio che vuole per noi pienezza di vita. Qual è la volontà di Dio per noi in Cristo Gesù? Sempre San Paolo lo rivela, scrivendo alla comunità dei Tessalonicesi, la comunità, la chiesa di Tessalonica. San Paolo dice: questa infatti è per voi la volontà di Dio. Quale? Siate sempre lieti, sorridenti, gioiosi. Ma come mi è capitata questa situazione incresciosa? Ma come nella mia famiglia si è verificato questo episodio doloroso? Cosa devo fare io? Sii lieto, sii sereno, conserva quella gioia che Dio ti ha donato. Perché? Perché Dio è fedele alle promesse. Pensate a quel passo che abbiamo ascoltato, che richiamava la restaurazione dopo essere stati distrutti, il tempio distrutto, tutto distrutto. Dio che cosa raccomanda? Stai sereno, io ricostruirò ogni cosa. Dio ricostruisce ogni cosa. Dio manda le persone giuste, nel tempo giusto, al luogo giusto, nel momento giusto. Quelle che noi diciamo le circostanze della vita, le coincidenze. Ma guarda che coincidenza! C'era una espressione molto particolare di un famoso scienziato che diceva: le coincidenze sono gli interventi anonimi di Dio. Gli interventi anonimi di Dio. Quando tu pensi che è una coincidenza, Dio in maniera silenziosa, nascosta, anonima, fa quel bene, ti lascia quella provvidenza, ti permette di trovare l'aiuto giusto nel tempo giusto, al momento giusto, la situazione giusta. Ma guarda un po' come si sono sincronizzate le cose, dove nella sincronizzazione delle cose non è più il Cronos che la fa da padrone. Il Cronos è il tempo cronologico, il tempo che fugge inesorabile, e scorrono questi anni, non so quanti anni abbiate, ciascuno pensa alla propria, si volga indietro e dica: ma come sono passate così in fretta? Ma così in fretta? E vabbè, per i prossimi 150 anni che il Signore ci dà di vivere su questa terra meravigliosa per fare tanto bene, noi ci sincronizzeremo per evitare che passi troppo tempo in cose stupide o futili o inutili, o peggio ancora di nocumento alla nostra vita. Cosa ci dice il Signore? Siate sempre lieti, pregate senza intermissione, pregate incessantemente.
E in ogni cosa dite grazie. In ogni cosa dite grazie. Per qualsiasi situazione noi dobbiamo dire grazie. E come si fa a pregare senza intermissione? Beh, vi svelo un segreto, che è il segreto dei padri del deserto. I padri del deserto, Sant'Antonio Abate, diceva ai suoi monaci: respirate Cristo. Ogni essere che respira, dia lode al Signore. Si conclude così il libro dei Salmi. Domani faremo la preghiera del respiro, la preghiera del cuore. Lo ritaglieremo un momento dove che cosa dobbiamo fare noi? Cosa facevano il bue e l'asinello nel presepe? Respiravano. E col loro respiro accompagnavano la presenza di colui che è il Signore e dona vita. Del vivente, per mezzo di lui tutte le cose sono state create. E loro come rispondevano? Respirando. Facendo quella che era la loro funzione. E nel respiro ringraziano il Signore per aver dato questo prestito. Il respiro è un prestito che Dio ci ha dato. Quando siamo arrivati da questo lato, dal grembo della mamma siamo passati, non respiravamo ma eravamo vivi. Eravate vivi nel grembo della mamma. O siete risuscitati passando qualcuno delle esperienze particolari, ma eravamo vivi senza respirare. Quando siamo arrivati qui, il Signore ci ha dato un respiro in prestito. Quando usciremo da questo mondo per entrare nell'altro mondo meraviglioso, nel grembo del Padre, il Signore ci richiederà questo respiro in prestito. Ora, se io presto una cosa a qualcuno e dico: senti, ti presto una cosa, te la presto, tienila. Se io al termine di questa serata la richiedo, c'è offesa? Una cosa prestata è prestata, non è regalata. Anche se Dio fa di più, perché al di là del prestito che ci dà qui, ci dona tutto, ci dona la sua vita, che va al di là di un respiro. Quanti respiri! Allora al mattino noi con la nostra semplice offerta: Signore, io ti offro ogni mio respiro di questo giorno, ogni battito del mio cuore di questa giornata o di questa notte, io te lo offro. Sapete cosa succede? Di respirare respirerete lo stesso. Il cuore continuerà a battere ugualmente, sia che voi l'abbiate detto, sia che voi non l'abbiate detto. Ma ogni battito del vostro cuore, ogni respiro diventerà un atto di amore verso Dio. Ma guardate che meraviglia, che preghiera grande. Allora cosa ci dice il Signore? In questo non conformatevi alla mentalità del mondo. Tutti pensano che bisogna fare qualcosa. Anche in questo anno della Divina Misericordia, il Giubileo della Misericordia, tutti che stanno rispolverando queste opere di misericordia che ce l'avamo dimenticate, quante erano e che cosa bisognasse fare, dare da mangiare agli affamati, che vabbè, un pezzo di pane glielo diamo a qualcuno, e dare da bere agli assetati, vuoi anche un bicchiere d'acqua fresca, e se non vogliono l'acqua con un bicchiere di vino glielo offriamo, o un bicchiere di una bevanda qualsiasi. E poi cosa? Vestire di nudo, vabbè, quattro stracci invece di buttarli nella spazzatura, perché tante volte quando si fa la raccolta degli indumenti ci vorrebbe un po' più di dignità per dare qualcosa di buono. Oppure ci sai, regalo un paio di scarpe, che ci potremmo aprire magari un negozio di scarpe, e forse se li butti nel cassonetto della spazzatura dicono: no, non sono buone neanche per qua. E vabbè, però noi le abbiamo regalate, abbiamo fatto un atto di misericordia, abbiamo fatto qualcosa. E poi cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Forse ci sta sfuggendo qual è il tema di questo anno. Qual è il tema dell'anno giubilare? Misericordiosi come il Padre. Non che cosa dobbiamo fare, ma come dobbiamo essere. E quel cambio del nostro pensiero. Cambiare il pensiero significa, e questo è
il convertirci. Poco fa vi è stato fatto dono di una immaginetta, c'è anche la preghiera per la conversione. Cos'è la conversione? La conversione non è il pensiero che noi abbiamo, qual è? Cioè, dobbiamo cambiare strada. No, se ti trovi nella strada giusta, devi continuare nella strada. E penso che tanti di noi, poi alla fine, non siamo proprio sulla strada sbagliata. Se siamo qui stasera, poi è perché forse non ci siamo persi come tanti che si perdono nelle realtà del mondo. Noi, stando con Gesù, non solo troviamo la strada, ma ritroviamo noi stessi, ci ritroviamo con i fratelli e ci incontreremo alla fine in Dio. E quindi siamo sulla strada giusta, alla fine sì, ci siamo. Allora cosa significa conversione? Metanoia, metanoia, metanus, andare oltre il pensiero. E andare oltre il pensiero significa non lasciarti fermare dal pensiero. Tante volte il tuo pensiero cosa ti dice? Ma chi me la fa fare? Allora tu devi andare oltre. È vero, umanamente tu dici, ma chi me la fa fare? Umanamente, razionalmente, il tuo pensiero ti suggerisce qual è la verità. Ma l'amore ha delle verità che la verità stessa disconosce e va oltre. Ci sono delle ragioni, il pensiero di Dio va oltre quello che è il pensiero dell'uomo, della convenienza, dell'utilità umana. Noi tante volte diciamo, mi conviene o non mi conviene? Alla fine lo diciamo, è utile per me o non è utile? Alla fine che ci guadagno? E Gesù ci dice, ci usa un'espressione importantissima, siate servi inutili, non ci conviene questa parola. Attenzione che inutili non ha l'accezione che abbiamo usato noi. Quando dice a una persona sei inutile, la persona si offende. Se ti dicessero sei una persona, sei inutile, vi stanno facendo un complimento? No. Ecco, Gesù invece ci fa un complimento. Quando ci dice che noi dobbiamo essere servi inutili, attenzione, dobbiamo capire cosa ci sta dicendo Gesù, cosa ci vuole dire, qual è il pensiero di Gesù. Siate dei servi che non cercano il proprio utile. Inutile significa questo, non utile. Non devi cercare il tuo utile, il tuo guadagno. Non ci guadagni tu nel fare qualcosa. Non ti aspettare qualcosa. Vi ricordate lo storpio alla porta del tempio, alla porta bella? Era la porta bella e c'era un brutto a terra. E si aspettava che cosa? Qualcosa. Da Pietro e da Giovanni. Io non possiedo né oro né argento, ma quello che ho, la bellezza, la potenza, l'amore di Dio, quello che io ho, te lo do nel nome di Gesù. Ecco, io ti do il nome di Gesù, io ti do Gesù, che vale più dell'oro e dell'argento. Allora non è fare qualcosa il giubileo, non è passare una porta. Oggi abbiamo passato 4-5 porte, non so quante gente ci siamo messi. Se Dio è tre volte santo, ogni volta che passi la porta ti santifichi. Io sono santo, 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 l'ho superato di 3 volte, mi sono santificato più di lui, più di Dio sono santo. Non è perché faccio una cosa, non è perché passo una porta. Abbiamo porte, portoni, porticati, finestre, ma se abbiamo il nostro cuore sbarrato, che cosa abbiamo fatto? O meglio, chi siamo? E allora conversione significa non solo andare oltre il tuo pensiero, metà in greco, significa oltre, ma significa anche altro. Significa pensare come pensa l'altro. E l'altro non è un estraneo, ma l'altro è colui
che ha creato ogni cosa.